Gli Stati Uniti vanno in soccorso del Myanmar piegato dalle alluvioni, ma gli aiuti annunciati dal Dipartimento di Stato americano rischiano di risultare una goccia nel mare. All'appello lanciato dal governo locale, il segretario di Stato John Kerry ha risposto promettendo un pacchetto d'aiuti di entità non ancora specificata. Nell'attuale impossibilità di stimare i danni, unica certezza sono al momento oltre 50 vittime e circa 250.000 persone colpite. A portare solidarietà e speranza in una delle zone coinvolte è stata negli scorsi giorni anche la politica d'opposizione Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Ad allarmare è però ora il meteo, che prevede l'estendersi delle alluvioni anche al delta del fiume Irrawaddy, una delle principali aree di coltivazione di riso, da cui dipende una buona parte dell'approvvigionamento alimentare del Myanmar.